Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione, come al solito. Veniamo qui fuori a svegliare i figli di Asharala sparsi dappertutto il mondo, ok? E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bukak, Bukak. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. E come sempre siamo qui per profetizzare la caduta di questo regno governato dai malvagi, ok? Soprattutto America che comanda. Okay, che America è Babilonia la grande, ok, detto nel libro di Apocalisse. E siamo anche qui per svegliare i veri figli di Yashar Allah, come avevo detto prima, sparsi dappertutto, che sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. Questi sono i veri figli di Israele. E abbiamo fatto parecchie lezioni riguardo coloro che occupano la terra di Gerusalemme oggi, che sono degli impositori, non sono i veri figli di Israele, ok? È uno stato creato dai figli di Amalek, che sono i figli di Esaù, nel 1948. Potete, sì, 48. E dunque, volevo, visto i tempi che siamo e visto le cose che stanno succedendo, attraverso sia lo spirito e attraverso anche le profezie di questo libro, sappiamo che siamo proprio alla fine di questa dispensazione. Sappiamo che siamo proprio alla fine di questo regno dei figli dei malvagi che ci stanno regnando per molti anni adesso, okay? Dai tempi della rinascita, ok? E abbiamo visto, perché in questo video cercherò di parlare un attimo in codice, come sto facendo sugli altri video, perché sapete che ci stanno censurando, stanno togliendo i nostri video appena nominiamo, hanno fatto un algoritmo, appena si nomina la parola, sapete che qual è, il V, ok? Il C19, ok? E appena nominiamo queste parole qui c'è un algoritmo che detesta, e se vedono che stiamo parlando riguardo la verità ci censurano, tolgono questa verità qui, ok? E proprio adesso, ieri, ho visto che in New York hanno iniziato a fare una sorta di, a dare premi. Beh, hanno sempre fatto questo, dare premi a coloro che prendono, lo chiamo, le acque, ok, i V, quella roba che ci stanno iniettando per la cura di C19, ok, che sapete che cosa è. Perciò quando dico le acque, sappiate che sto parlando di questa cosa qui, ok? E stanno premiando coloro che prendono le acque, ok? E hanno fatto anche la lotteria, una sorta di lotteria che chiunque prende le acque può vincere sui 5 miliardi di dollari, ok? E voi dovete pensare un attimo, qual è il motivo, ok? Qual è il motivo? E questo dovrebbe farvi pensare e svegliare un attimo, che stanno cercando di dare soldi alla gente, li stanno cercando di fare prendere queste acque qui. Questo dovete sapere, che lo Stato, i governi di questo regno, i figli dei malvagi, così chiamato uomo bianco, sono disperati e vogliono farvi prendere tutta questa roba qui, che non fa bene a niente o nessuno. Coloro che sanno la verità, sanno la verità, perché ci sono diverse portali che si sono creati, visto che YouTube non vuole la verità. Quando si parla della verità ti tolgono i video, allora ci sono diversi siti che si sono creati, come la BitChute, ok? Che
lì vedete che la verità è fuori. Tanti muoiono da queste acque prese, ok? E vedete tanti che la parte che gli vengono date queste acque diventa magnetico, ok? Dunque, quello che volevo parlare è questo, è una grande prova per ognuno di noi. Questo è il momento che dobbiamo scegliere una parte, ok? Non possiamo essere degli ipocriti, ok? Perché Yahweh Shai stesso, il nostro Salvatore, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ci ha fatto capire che, anzi, andiamo a vedere questa scrittura. Che si trova nel libro Apocalisse 3:15. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 3, versetto 15, che dice: io conosco le tue opere, io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Ok? Andiamo a vedere un'altra versione. Questa è la interconfessionale che dice: io so tutto di voi, so che non siete né freddi né ardenti. Magari foste freddi o ardenti, invece non siete né freddi né ardenti, e mi disgustate fino alla nausea. Voi dite: siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna. Anzi, mi fermo lì. E questa cosa vuol dire? Non siete né freddi né ardenti né caldi, ok? Perché Non si può fare l'ipocrite, o sei giusto o ingiusto, o sei bianco o sei nero, non esiste grigio, o sei nel bene o sei nel male, ok? Non puoi avere piede in entrambe le cose, ok? Il padre non viene beffato, ok? Il padre non viene beffato, o sei in questa verità pienamente, o sei fuori questa verità, uno delle due, ok? E l'ipocrisia della gente, soprattutto la chiesa e le religioni, no? Che vi fanno credere che sì, puoi essere un po' qui, un po' lì. Questa è ipocrisia. O sei giusto, sei in questa verità, o non sei in questa verità, ok? Questa è l'ipocrisia. Perciò questo è il momento di scegliere la strada che dobbiamo prendere, ok? La strada di questa verità, ok? Seguire, osservare i comandamenti del Padre come ci è stato comandato, fare il nostro meglio, ok? Ho preso tutta l'altra strada che porta alla distruzione che sta per arrivare, ok? Noi non possiamo avere i piedi sia in questo e l'altro. Dobbiamo essere fermi in una cosa, perché il Padre non sarà beffato, ok? Noi siamo degli uomini, non possiamo beffare il Padre, non possiamo fare i furbi con il Padre. Il Padre vede tutto, conosce il nostro cuore, ok? Conosce i nostri intenti, ok? Perciò io tiro fuori questo, perché questo è il momento che dobbiamo scegliere. Perché tra poco le cose diventano sempre più strette, sempre più strette. E c'è la parola che si chiama gradualismo. Questo è la formula che usano questi malvagi che governano questo regno qui, i così chiamati uomini bianchi, ok? Hanno sempre governato in malvagità, mettendo a parte le parole del Padre, ok? E mettendo le loro leggi, che sono leggi di disobbedienza, ok? Metterle prima. Il Padre dice di fare qualcosa, loro dicono di fare tutto il contrario, altro, ok? Così operano questi malvagi che governano questo regno a giorno d'oggi. Perché tra poco
E come sapete che queste acque ci portano a prendere a breve anche il marchio della bestia, ok, che sarà il microchip, ok? E vediamo sempre pian pianino come loro arrivano sempre ai loro piani, ok? Questi sono i piani che hanno sempre voluto. Vi faccio vedere un po'. E come stavo dicendo, questi sono i loro piani, ok? Il piano finale è quello di farci prendere tutti il marchio della bestia, che senza queste acque non riusciranno a compiere questo obiettivo qui. Allora hanno bisogno che tutti, ognuno di noi, prenda le acque, ok? Ho anche visto un video ieri che un uomo che ha preso le acque di quella, non voglio nominare sennò dopo mi levano via i video, e dice ASTRA e ha una Z in mezzo e la parola finale è A. Ok, avete capito quale tra le acque? Lui ha preso queste acque e comincia ad essere trovabili a tutti i dispositivi Bluetooth, ok? E sembra una cavolata. Alcuni non hanno creduto, ma molti hanno capito che cosa è. E stiamo vedendo anche i video che girano, coloro che hanno preso le acque, e la parte dove sono state somministrate queste acque, diventano magnetici, ok? Stiamo vedendo proprio le corna di questo diavolo che gestisce questo regno qui. E lui si sta facendo vedere, non nasconde più niente. È che la gente vive in talmente tenebre che non capisce più nulla, ok? Ha il cervello lavato, non capisce più nulla, non cerca la verità, e qualunque cosa gli viene messo davanti lo prende così. Ora torniamo di nuovo nel discorso che ora è il momento di prendere una parte, una decisione, perché arrivano i giorni di cui tu non avrai più scelta: o prendi queste acque o perdi il lavoro, o prendi queste acque e perdi la libertà, ok? Che a breve stiamo proprio arrivando. Noi avevamo iniziato anche a parlare di queste cose, della somministrazione delle acque, ok, all'inizio di questa pandemia, ok? La gente diceva no, non è possibile. E guardateci oggi. Quasi più di metà del popolazione del mondo sono state somministrate queste acque, ok? Ora andiamo a leggere dal libro di Secondo Corinzi. Ok, questo è il libro di Secondo Corinzi, capitolo 6. Inizio al versetto 11, e dovete capire che questa è una lettera che ha scritto Paolo ai figli di Israele che si trovavano in Corinzi, ok? Perciò dice dal versetto 11, capitolo 6: Corinzi cari, vi ho parlato francamente a cuore aperto, io non vi ho sottratto il mio affetto, voi invece mi avete chiuso il vostro cuore. Vi parlo come ai figli, ricambiate il mio affetto, apritemi anche voi il vostro cuore. Ok? Infatti, ad un altro senso, questo deve essere, questa parola qui sta parlando a noi come dei cari, ok? Noi dobbiamo accettare queste parole come ci arrivano e non cercare di modificarle a modi nostri, ok? Queste parole del Padre devono arrivarci al cuore, ok? Devono essere il nostro obiettivo. Se il regno ad avvenire è proprio quello che cerchiamo, queste parole devono essere il nostro obiettivo,
Ok? Poi andando avanti, versetto 14, dice: non mettevi con gli infedeli sotto un peso che non fa per voi. Ok? Gli infedeli saranno coloro che accetteranno facilmente queste acque, che accetteranno il marchio della bestia. Sono infedeli perché non conoscono questa verità qui, ok? Non accettano questa verità qui, non accettano, e il Padre ha fatto sì che loro non possano accettare queste parole. Ma noi come figli di Israele, siamo un popolo santo, che la parola santo vuol dire messo a parte, ok? Siamo messi a parte da tutte queste nazioni, da tutte queste filosofie. Noi dobbiamo seguire tutto quello che dice il libro al meglio della nostra capacità, ok? Questo è quello che fa la differenza tra infedeli e coloro che non sono fedeli, ok? Noi siamo fedeli quando osserviamo i comandamenti del Padre, quando facciamo la sua volontà. C'è il comandamento nel libro di Levitico di non farci taglio per i morti, ok? Che anche alla fine questa somministrazione delle acque va contro già il comandamento che ha stabilito il Padre. Poi, per non sapere tutte le cose che sta dentro queste acque qui, che se vi vogliono bene vi tireranno fuori tutti gli ingredienti, tutte le cose che stanno in queste acque, no? Ma noi sappiamo, perché abbiamo visto delle acque precedenti che mettono il grasso di maiale, mettono mercurio, alluminio, delle cose che ti fa morire, ok? Perciò questo è quello che fa la differenza tra i fedeli e gli infedeli, ok? Dice: non mettevi con gli infedeli sotto un peso che non fa per voi. Infatti, che rapporto ci può essere tra quel che è giusto e quel che è ingiusto? Ok? Che rapporto ci può essere tra quello che è giusto e tra quello che non è giusto? Ok? Perché il mondo adesso vuole la libertà, vuole tornare alla normalità, ok? Vuole tornare alla normalità perché vuole tornare in discoteca a ballare, perché vuole fare tutte le cose che faceva una volta. Ma noi sappiamo che questo non è libertà. Attraverso lo Spirito sappiamo che questo regno è degenerato. Non c'è niente di bello in questo regno. Sappiamo che la libertà lo avremo quando torna il nostro Salvatore Yahawashai, il figlio del Padre, ok? E noi, questo è la libertà che cerchiamo. Cerchiamo quel regno lì. Non abbiamo delle aspettative grandi in questo regno qui. Infatti coloro che puntano a delle cose in questo regno sono facilmente ingannati, ok? E sono trascinati come delle foglie secche, ok? Le foglie secche di primavera. Ma questo è quello che fa la differenza tra noi. Questo è quello che ci terrà forti, che non ci farà abbassare la guardia e prendere queste acque che porta anche al marchio della bestia, ok? Andando avanti, dice: che rapporto ci può essere tra quello, da quel che è giusto e quel che è ingiusto? La luce può essere unita alle tenebre? Questa è una domanda. Infatti no. Dove c'è la tenebre, appena arriva la luce, scomparisce la tenebre, ok? La luce e la tenebre non camminano insieme. Non abbiamo gli stessi obiettivi come quelli che sono in questo mondo qui. Per non dire quello che ci ha detto Yahawashai, che noi dobbiamo appartenere in questo mondo. Dobbiamo essere di questo mondo, vivere in questo mondo, ma non essere di questo mondo qui, ok? Coloro che sono di questo mondo sono coloro che cercano una libertà falsa, vogliono tornare alla normalità e diverse cose, ok? Noi sappiamo che questo non è il nostro regno, questo non è il mondo che il Padre ha fatto per noi. Allora abbiamo delle aspettative diverse. Loro cercano queste cose, allora vanno tutti in fila ad essere somministrate queste acque cattive, ok? Prendono le acque con gli occhi chiusi. Ho dei colleghi al lavoro che sono andati proprio hanno preso le acque, ok? Ma noi non siamo nelle tenebre. Questa verità ci ha illuminato, ci ha fatto capire che queste non sono le cose che dobbiamo prendere. E loro, per viaggiare, adesso avete visto,
hanno implicato il così chiamato pass, che una volta che prendi le acque avrai una sorta di pass, un programmino, un qualcosa, e con questo pass puoi viaggiare, puoi andare in diversi posti, ok? E questa è una sorta di libertà che non è, ok? Ma noi non cadiamo per queste cose qui, non lo prendiamo perché questo non è il nostro regno, è questo che fa la differenza tra i fedeli e gli infedeli, ok? E dice, la luce può essere unita alle tenebre? Vi potrà mai essere un'intesa tra Cristo e il demonio? La parola Cristo vuol dire l'unto, ok? E dunque questo non è... Vediamo un'altra traduzione cosa dice. E dice, e quale accordo fra Cristo e Belial? Ok? Se andate a vedere la traduzione del libro di Belial, sono i figli di Satana, ok? Figli senza controllo, senza nessuna regola, ok? Questi sono i figli di Belial, ok? E Cristo rappresenta coloro che sono stati unti, ok? Cosa c'è tra gli unti, che sono i veri figli di Yashar Allah, e i figli di Satana? Niente, ok? Perciò non possiamo essere ipocriti come sono i cristiani, ok? E dicono che amano il Padre, non fanno comunque la sua volontà, ok? E tutte le religioni non fanno la volontà del Padre, si dichiarano di essere santi o chissà cosa, ma alla fine non fanno la volontà del Padre, vanno a fare la volontà loro, quello che è nel loro cuore, vanno in fila subito a prendere le acque, ok? Per avere questa sorta di libertà che non sanno nemmeno che cosa vuol dire la vera libertà, ok? La libertà ce l'abbiamo in Yahweh Shai, ok? In questa verità che abbiamo. Perciò io spero che stiamo facendo progressi riguardo la differenza di queste due cose, i fedeli e gli infedeli. Qual è la differenza tra noi e loro, ok? Qual è il motivo perché noi non cederemo e non prenderemo queste acque e non prenderemo il marchio della bestia, ok? E dice, quale relazione c'è tra i fedeli e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli, ok? Questa è un'altra ipocrisia con i cristiani, ok? Le chiese sembrano dei tempi dei sciamani pieni di idoli, pieni di statue, ok? Il Padre ci ha comunque comandato di non fare queste cose, ok? Ma fanno le chiese con queste statue, hanno anche i cadaveri dei morti così chiamati santi che non sono altro che non lo so, non sono niente, non sono neanche dei santi. Ho fatto una lezione riguardo questo è un inganno, ok? E tu dice, e che armonia c'è fra il tempio di Yahweh e gli idoli? E questo ha un significato ancora molto più profondo. Le scritture ci fanno capire che il nostro corpo è il tempio del Padre Yahweh, ok? Il Padre dimora in noi. Allora se il nostro tempio, se il nostro corpo è il tempio del Padre, ci facciamo introdurre delle acque che possono contaminare questo corpo? No. Questo è quello che fa la differenza tra noi e coloro che sono in questo mondo, ok? Se il mio corpo è il tempio del Padre, io la proteggo, ok? La proteggo. Non faccio le cose che non fa dimorare il Padre in me. Il Padre mi ha detto di non mangiare il maiale, di non fare questo, di non fare tali per i morti o chissà cosa, ok? Tutti questi comandamenti vedo di applicarli, ok? Così posso avere sempre il Padre con me e soprattutto leggere le sue scritture, ok? Questo è il nostro cibo spirituale, ok? Ed è questo che ci cura. È il Padre che ci cura, non sono le medicine di questo mondo che ci curano, non sono le medicine dell'uomo bianco che ci curano, ok? Non sono queste acque che ci curano, anzi queste acque contaminano questo tempio del Padre, ok?
Perciò io spero che state vedendo queste cose qui, ok? E dice sempre in versetto 16, verso la fine, noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, Yahweh, come disse Yahweh, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro potere ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi. Il Padre ci ha chiesto di separarci, ok? Dobbiamo separarci da coloro che sono in fila per prendere le acque, per avere la libertà di viaggiare, di andare in discoteche. Noi non siamo loro. Come dicevo prima, abbiamo altre aspettative, ok? Il Padre ci ha chiesto di separarci, ok? Perciò dobbiamo farlo, questa separazione, perché arriva il momento proprio che dobbiamo scegliere questa separazione o se essere uno con loro, perché le cose diventeranno sempre più strette, ok? Arriverà il momento che se non prendi queste acque non puoi lavorare, ok? E qui tanti andranno fuori il cervello, ok? Se non prendi le acque non potrai lavorare, non potrai entrare nei supermercati, non potrai andare da nessuna parte se non prendi queste acque qui. E queste sono la vera prova che stanno per arrivare, ok? Ecco perché dobbiamo essere già, preparare già la nostra mente, il nostro cuore a queste cose che stanno per arrivare. Infatti ultimamente ho parlato spesso del tempo della distesa di Giacobbe che arriverà, ok? Arriva un tempo proprio come mai stato prima, un tempo di distesa, un tempo di proprio cattiveria, ok? Verremo perseguitati coloro che hanno la verità. Verremo perseguitati coloro che non prendono le acque, ok? Che non prenderanno il marchio della bestia. Saranno tagliati fuori, ok? Perciò ci conviene già rafforzare già il nostro cuore con queste parole qui, come dice il libro di Isaia. La sapienza e la conoscenza sarà la stabilità dei tuoi tempi, ok? Queste parole saranno le cose che ci daranno il conforto, saranno la stabilità dei nostri tempi, ok? Saranno quelli che rafforzeranno il nostro cuore contro tutte queste cose qui. E dice versetto 17, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore Yahweh, e non toccare nulla di impuro, e io vi accoglierò. Noi non dobbiamo toccare nulla di impuro. Le filosofie del mondo, i cibi impuri, ok? Che il Padre ci ha comandato di non toccare, le cose impure, ok? Anche queste acque sono impure, non dobbiamo prenderle. Siamo stati messi in agguaggio, in guardo, ok? Nel libro di Apocalisse che parlava che farà sì che i piccoli, i grandi, poveri e ricchi prendono il marchio. E senza questo non potranno comprare né vendere, ok? Non stiamo arrivando a quei tempi. Sì, questo è solo è solo un antipasto di quello che sta per arrivare, ok? È un antipasto di quello che sta per arrivare. Perché queste acque che ci stanno somministrando arriveranno ai momenti che se non ce l'hai, verrai tagliato fuori, ok? E adesso come vediamo i giornali con tutte queste cose che dicono della mafia fiscale, riusciamo a capire già dallo spirito che ci stanno cercando già di arrivare al punto secondo, quello di eliminare i soldi fisici, il denaro fisico, e introdurre il denaro digitale, che i cinesi, i moabiti l'hanno già fatto, ma non gli danno credito perché, come sapete, i figli di Esau, Babilonia la grande, America deve essere il primo, ok? E vediamo che queste cose stanno arrivando, sono alle porte. Basta guardare i giornali e vedi tutte le profezie arrivare, ok? Ci vuole proprio un gran tasso di tenebre, un gran tasso di ignoranza per non vedere queste cose, per non vedere che le scritture sono vere. Ok?
dice versetto 17, secondo Corinzi capitolo 6. Perciò uscite da mezzo a loro e separatevene, dice il Signore Yahweh, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Yahweh Onnipotente. Ok? Se noi facciamo le cose scritte qui, questa è l'introduzione, ok? Questa è l'introduzione, e non solo l'introduzione, questi sono, diciamo, il manuale alla vita eterna, ok? Se noi vogliamo, se vogliamo partecipare alla promessa del regno, ok? Del regno dei santi che arriverà, governato dal nostro, dai figli del Padre, Yahweh Shai, dobbiamo fare tutto quello che è scritto qui, ok? Coloro che ci governano oggi, così chiamati uomini bianchi, non hanno nulla di buono per noi. Non sono i loro piani che ci porterà alla vita eterna, ok? Perciò svegliatevi e venite fuori da queste bugie qui, ok? Ora vado a leggere sempre il libro di Secondo Corinzi, andiamo sul capitolo 7, abbiamo finito il capitolo 6, andiamo sul capitolo 7, ma leggiamo solamente un versetto. Questo è il libro di Secondo Corinzi, capitolo 7, versetto 1. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione del timore del Padre. C'è la scrittura che dice, il timore del Padre è l'inizio della saggezza, ok? Se voi non avete il timore del Padre, come fate a conoscerlo? Come fate ad avvicinarlo? La gente è ormai senza il timore del Padre. Ecco perché fa tutto quello che vuole. Fa le cose contrarie ai comandamenti che il Padre ha detto. Il Padre dice di fare sì questo, l'uomo dice no, facciamo come vogliamo noi. Perché non c'è il timore del Padre, ok? E noi diciamo sempre, è il timore del Padre che ci guida fin qui fuori ad insegnare queste cose qui. Non è che non possiamo anche io giocare come stanno giocando gli altri, o andare fuori in mare e queste cose qui, ma abbiamo il timore del Padre, ok? Conosciamo, che sappiamo questa verità, che il Padre arriva a distruggere i malvagi, e non vogliamo essere tra quei malvagi che verranno distrutti. Ecco perché noi cerchiamo al meglio della nostra capacità e preghiamo sempre, chiamando il nome del Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, affinché possa avere la misericordia su di noi nei giorni ad arrivare, ok? Perché i giorni ad arrivare la gente non ha ancora capito. Saranno tempi come mai stati dall'inizio dell'esistenza dell'uomo, ok? E sempre riguardo di scegliere una parte. Perciò noi in questo momento stiamo scegliendo la nostra parte, la parte che stiamo. Siamo dalla parte del Padre Yahweh, Yahweh Shai, suo figlio, ok? Non stiamo dalla parte degli uomini bianchi, i così chiamati diavoli della terra. Non siamo dietro a tutte le calunnie che fanno i riunioni. Ma secondo voi parlano di qualcosa che vi possano aiutare? No, parlano di come sterminarvi, ok? Bisogna capire queste cose qui. E sono loro stanno facendo dunque la volontà del Padre, perché è il Padre che gestisce sia il bene e il male, ok? Loro non hanno potere di nulla. Loro non fanno niente di loro potere. È il Padre che gestisce tutto. Il Padre ha lasciato il regno a mano loro. E purtroppo il tempo sta scadendo, ok? E devono fare spazio per i veri figli di Israele, i santi, così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Ora andiamo a prendere il libro. Libro di Giosuè 24:15.
Questo è il libro di Giosuè, capitolo 24, versetto 15, che dice: e se vi sembra sbagliato servire il Signore Yahweh, scegliete oggi chi volete servire. Voi dovete scegliere chi volete servire, ok? E questo è quello che fa la differenza tra i figli di Israele e tutte le altre nazioni. Sapendo dunque che due terzi della casa di Yasharala sono cattivi e malvagi e verranno distrutti, noi non vogliamo essere tra quei numeri lì, ok? Ora, dice qui: se vi sembra sbagliato servire il Signore Yahweh, scegliete oggi chi volete servire, ok? O gli dei dei vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese di quale abitate. Molti di noi siamo sparsi in diverse parti del mondo, in diversi paesi, ok? E infatti andiamo dietro le filosofie di questi paesi qui, ok? Abbiamo lasciato e mollato il nostro potere, il nostro Dio, Yahweh, fino anche al punto di dimenticare il suo nome e chiamarlo nomi diversi, ok? Ora prendiamo i farmaci dei malvagi, che la parola farmaci viene dalla parola greca farmachia, che vuol dire stregoneria, ok? Crediamo in queste cose qui, non crediamo più che il padre ci può curare, il padre può alzare anche un morto, ok? Ecco perché molti cederanno e prenderanno queste acque, ok? Abbiamo dimenticato il comandamento che ci dice di non fare questi tali, ok? Dunque, tutti lodi al Padre Yahweh Hashem Yahweh Shabba Hashem Kakodash, che ha aperto gli occhi dei suoi eletti, che ci ha fatto capire questa verità, affinché non cadiamo vittime nelle mani di questi malvagi che governano questo regno adesso. Tutti lodi al Padre, ok? Perché noi ormai abbiamo capito gli inganni e i meccanismi di questi malvagi qui e non caderemo vittime, ok? E dice: quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore Yahweh. Perciò tutti possono fare quello che vogliono, possono andare a prendere le acque, possono prendere il marchio della bestia, possono mangiare il maiale, possono fare tutte le cose contrarie al comandamento del Padre, ma noi conosciamo il Padre, conosciamo la verità e faremo la propria volontà del Padre, Yahweh, e la volontà del suo figlio, Yahweh Shai, ok? Detto questo, io spero che questa lezione sono riuscito a spiegare qualcosa. Anzi, prendiamo altre scritture prima di chiudere. Leggo il libro di Salmi 25:12. Questo è il libro di Salmi, capitolo 25, versetto 12, dice: chi è l'uomo che teme il Signore Yahweh? Il Padre gli insegnerà la via che deve scegliere. Ok? Leggo di nuovo: chi è l'uomo che teme il Signore Yahweh? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Ecco perché noi sappiamo che il Padre ci ha fatto vedere la sua via, ci ha dato questa verità che molti non possono credere, non possono capire. Ci ha rivelato il suo nome, ok? Perché abbiamo temuto il Padre e continuiamo a temere il Padre, temiamo il Padre. Se temiamo il Padre, ci avvicinerà sempre di più a Lui, a delle conoscenze grosse,
ok? E dice: egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Noi sappiamo che il nostro Salvatore torna e noi erediteremo questa terra qui. I malvagi che ci hanno portato in schiavitù verranno portati anche loro in schiavitù. Saremo noi i padroni di questa terra qui, ok? Prenderemo tutte le diverse nazioni, saranno i nostri schiavi. Questo è il futuro che vediamo, non vediamo il futuro di merda, perdonate il mio francesismo, che promette l'uomo bianco, ok? Di avere il pass per entrare nel campo dello stadio, per avere il pass per entrare in ristorante, per avere il pass per viaggiare. Questo non è il futuro che vediamo, ok? Noi vediamo un altro futuro diverso. Vediamo un altro futuro diverso, ok? Sappiamo che il nostro futuro non è qui. Perciò non cadiamo vittime alle menzogne, alla malvagità di questo mondo, ok? Non prenderemo le acque, anche se ci costerà tutto, la nostra vita, non ce ne frega niente, ok? Sappiamo che coloro che tengono forte a queste parole, il Padre ci ha promesso tante grosse cose. E queste promesse sono le cose che a noi aggrappiamo. Questo è quello che fa la differenza, ok? Viviamo in questo mondo, ma non apparteniamo in questo mondo. Ora andiamo a prendere Libro di Gioele, capitolo 3, versetto 14, che dice: c'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio, ok? Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore Yahweh ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore Yahweh sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Cosa farà oscurare la luna e il sole? Le bombe nucleari. Ecco perché dobbiamo temere il Padre e scegliere una parte. Noi temiamo il Padre e scegliamo le sue parole, i suoi comandamenti. Scegliamo il regno che ci ha promesso, ok? Non scegliamo le promesse di questi, non so che neanche che parole chiamarli, ok? Noi scegliamo altro, abbiamo promesse più grosse di questo, ok? E sappiamo che il Padre è terribile, come dice il libro di Salmi, il Padre è terribile. Adesso tutti ignorano queste parole, tanto profetizziamo al vento, ok? Ma non ci farà deludere, ok? Noi continueremo a fare il nostro lavoro fino al giorno che il Padre taccerà la nostra bocca, come dice il libro di Amos, capitolo 8, versetto 11, ok? Perciò questo fa la differenza, noi abbiamo scelto il Padre, non scegliamo il mondo, ok? Questo fa la nostra differenza, perché anche fino alla morte noi resisteremo, ok? Questo è quello che fa la differenza di chi cammina nella luce e nella tenebre, ok? Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante, spero che sono riuscito attraverso il potere del Padre Yahweh Bashem Yahweh Shai a trasmettere qualcosa, qualche verità. Dunque, cari figli di Yashar Allah, così chiamati negri, nativi americani, i latini,
e tutti i figli di Yashar Allah sparsi in diverse parti del mondo, che assomigliano anche ai uomini bianchi, ma dallo spirito si sentono che sono i figli di Yashar Allah, okay? Perché sappiamo che qui in Europa i Mori hanno governato per più di 1000 anni, ok? Perciò la loro stirpe è anche tra questi uomini bianchi, così chiamati uomini bianchi, ok? Noi sappiamo che i figli di Israele sono anche tra gli indiani, tra i cinesi. Dovete svegliarvi, non dovete cadere per queste menzogne dell'avversario, ok? Che lavora attraverso i così chiamati uomini bianchi. Loro hanno fatto solamente distruzione e maligno, ok? In tutta la loro storia, guardate, ok? Avvelenamenti, creazioni di armi nucleari, ok? Contaminazioni dell'acqua, contaminazioni di aria, contaminazioni di tutto, proprio come dice le scritture. Il diavolo viene a lottare, uccidere e dire bugie. È tutto quello che hanno fatto finora, ok? E voi dovete svegliarvi, non cedete, non prendete le acque, ok? Perché sapete che queste acque vi porteranno proprio alla morte, ok? Porteranno al marchio della bestia anche, che sta per arrivare, è la fase 2, ok? Dovete essere forti in queste parole qui, perché il nostro rifugio lo troviamo in queste parole. Quando cominceranno a succedere tutte queste cose qui, coloro che non sanno questa verità impazziranno. Quando cominceranno a vedere i così chiamati UFO, che sono i cari del padre, o anche prima, quando cominceranno a vedere queste bombe piombare in diverse parti della terra, ok? Alcuni moriranno solo dalla paura. Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio lasciare questo insegnante, questo insegnamento nel sacro nome del Padre. Yahawah, Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem, Rukah Kudash. Miei doppi onori agli apostoli della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. E detto questo, dico Shalom, alla prossima, Shalom.